Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siete pronti per un'altra missione? Io sono strapronto, quindi iniziamo questa missione che si intitola Pollicino. Devo fare attenzione. Se lo conosco bene, Damien mi sta manipolando. I suoi piani sono altri. Ok, mi serve quella valigetta. Allora, traccia la valigetta dell'asta e tieni d'occhio gli scambi. Perfetto, allora io mi nascondo qua dietro. Ops, là c'è qualcuno. Nascondiamoci qua. Oh, no. Traccia la valigetta. Allora, dobbiamo seguire Michael Joy. Calma, segui, è pieno zeppo però di gente. Vai piano. Beh, nascondiamoci qua dietro. Riesci a vederla? Sì, si muove. Aspetta, non ci credo. Che? Gli uomini di Quinn stanno facendo un numero vecchia scuola. Scambio di valigette, ma dai. Funziona davvero? Non l'ho mai visto prima d'ora. Che vogliono fare? Ingannare il CTOS? Chiunque guardi un monitor vedrà ogni scambio. Confondono il software di rilevamento. Interessante. Andiamo da questa. Adesso questo si gira. No. Si gira. Un altro scambio di valigette? Ma guardalo, è proprio ridicolo. Vediamo, ma dove cavolo sta andando? Oh, no, no. Via, su di qua. Ci stavano per sgamare qua, ragazzi. Per fortuna che ho dei riflessi allucinanti. Allora, non dirmi che va su una barca. Se va su una barca siamo fregati, raga. Perché io non ho una barca. Allora, sì, la sta lanciando dentro la barca. Cosa vuoi? E che barca posso rubare? Qua non ce n'è altre su questo molo. C'è quella dall'altra parte e basta. Segui la valigetta senza... La valigetta è su una barca diretta a monte. Ho una moto, la seguo. Forse scopre dove vanno. Che c'è qui vicino? Secondo me sarà un viaggio breve. Faranno subito un altro scambio. Ok. No. No. Aspetta, c'è un porticciolo. Comprato da Lucky Queen nel 1967. Ma quello, sicuro? Pare sia chiuso al pubblico dagli anni 80. Sto perdendo il bersaglio, no? Dai che non devo ammazzare neanche una persona. Oh, ma quanto va veloce quello lì. Siamo già a 160 metri. Non pensavo di dover correre così tanto. Allora dai che lo becchiamo qui. Allora devo andare giù da questa. Oh, troppo vicino. Retro e via. Vabbè, sempre laggiù in fondo. Siamo al porticciolo. Guardate che bello che è il porto. Via, via. 100 metri. E adesso accelerato come una spia. Vai che lo inseguiamo. Non mi scappate. 160 metri. Ma quanto pedala quello? Allora, 120 metri. Per fortuna ha attraccato? No. Si deve attraccare. Non può fare nient'altro, è nel porto. Aspettate che sennò lo perdo di vista, andiamo un po' più vicini. Ah, è entrato là dentro. No!
Vabbè, ragazzi, ci siamo fatti un bel bagnetto. Allora, vai qua, Aiden, salta su. Allora, di qua come si può andare da quella? Immergiamoci di nuovo, che qua ho visto che si può andare qua su. Salta su. Perfetto, anche da questa. E oh, andiamo a nuoto, ragazzi. Sperando che quello non mi veda. Andiamo proprio in mezzo così. Oh, e se la fallisco, amen, la rifacciamo, ragazzi. Ma dai, che qua non ci vede nessuno. Allora, la porta non la apro neanche a morire. Qua lì ci sono le scalette e anche qua le scalette, però là c'è uno. Infiltrati per ottenere la valigetta. Tiriamo fuori l'arma silenziata ed entriamo. Qua non c'è nessuno, perfetto. No, qua non c'è proprio nessuno, ragazzi. Usciamo da questa. E dobbiamo andare lì, c'è quello. Allora, da questa parte, ragazzi, andiamo su da questa. Poi andiamo da questa, perfetto. Quello non mi vede. Facciamo dei ninja, ragazzi, siamo troppo dei ninja. Guardate, fatta. Infiltrati al porticciolo, fatta. E adesso dobbiamo solamente scappare. Là vedo però delle cose lampeggianti, quindi mi dirigo immediatamente anche là, sperando di non morire. Ti mando la lista degli invitati. Ovunque sia l'asta, il club non correrà rischi. La sicurezza sarà tanta. No, 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 no. Bam, bam. Qualcuno di un altro Legnata. Via, paese tuffati, possa Eden, non tuffati. riconoscerli. Puoi diventare un signor Pang? Direi di no. Nessun europeo. Nicholas Crispin, 32 anni, americano espatriato. Non tornava da 12 anni. È perfetto. Oh, Dio, si sono scritti i suoi gusti. È uno malato. È ricco da fare schifo. Mancherà a qualcuno? In che senso? Clara, se gli rubo l'identità non posso permettere che mi bruci la copertura. Non può sopravvivere. Ah, no, non credo. Mia sorella è sparita, Clara. Quindi farò tutto il necessario. Senti, se per te è troppo, puoi tirarti indietro. Lo capirei. No, va bene. A nessuno mancherà quel porco. È quello giusto. Deve ritirare la sua auto a un concessionario. Ottimo. Lo raggiungo lì. Perfetto, ragazzi. Dobbiamo andare a un concessionario di auto. Pollicino, è stata conclusa. Gli ho rubato anche il motoscafo. E qui ho visto che si poteva passare. Quindi entriamo qua dentro. Puntabilità ottenuto. Perfetto, ragazzi. Sono veramente belle qui le barche da guidare. Salve, sono Aiden, lo zio di Perfetto, Jax. posteggio Volevo solo perfetto. sapere se va tutto bene. Prima voglio sapere come sta Nicky. Non ho sue notizie da un po'. Sta sistemando alcune cose. Le serve solo un po' di tempo. A Jackson manca da morire. Almeno potrebbe telefonargli. È sempre agitato. E qui non è felice. Capisco. Riferirò. Se ha dei problemi con Jax, di qualsiasi tipo, se sparisce, oppure... Insomma, mi chiami subito. Lo farò. Lei si prenda cura di sua sorella. Sì, ci conti. Perfetto, andiamo subito al nostro obiettivo. E siamo arrivati. Un oscuro scrutatore si intitola questa nuova avventura. Quindi facciamola subito partire. È veramente una storia avvincente questa, ragazzi. Mi scordo sempre che Clara non è abituata. Se non sto attento, la spaventerò. Crispin è il mio biglietto per l'asta, è l'unica occasione per avvicinarmi a Irak. Deve sparire.
Allora, hackera il nodo del CTOS per trovare Crispin. Ah, è anche qua vicino. Ottimo, così non dobbiamo fare chilometri e chilometri. Allora, andiamo giù per le Non scale. possono vedermi. Hackeriamo Meglio fare tutto. piano. Allora, di qua. Allora, facciamo così. Così quello si gira. No, questo si gira così. No, questo si gira così, così. Ma perché questo non va? No! Allora, reset. Ah, ma ho 11 secondi. Buono. Allora, devo fare così e poi così per sbloccare questa, poi fare così per risbloccare questa così. Ma dai! Allora, ragazzi, siamo pronti? Via, 1 e 2. 1 e 2 sbloccata, poi 1 e 2 presa. Siamo dentro al concessionario. Il signor Quinn vuole che la sua Belle visita a macchine, Chicago sia cavolo. memorabile, signore. Gli fa sentire il rumore Fallevosa, anche. vero? Esotica e veloce. Il signor Quinn non sapeva di quale colore, così può prendere quella che vuole. Bellissima questa. Prendi immediatamente questa viola, se no la prendo io, la rubo io. Peccato che qua non esistono garage da poter mettere il proprio parco auto dentro. Quella lì, ok? Fammela trovare quando torno. Il buon gusto, ragazzi. Sembra molto una Z-Type. Deve avere l'agenda sul cellulare. Non deve sfuggirmi. Disabilitiamo i rinforzi. Quello È gente malata. è A chi lo pieno. servono, so. Altre Ma cose perché se qui. la fa con quello lì? Per me lo usa solo come Disabilita i cavalloscopo. rinforzi, così non Anche se arriva ce l'hai qua dentro. nessuno. Bella Non anche credo questa fa molto per verde. lui. Questo Altre è telecamere pericoloso. qua? Sì, eccola lì. Tu chiami i rinforzi? Disabilitiamo i rinforzi. Tu non fai nulla. Disabilita i rinforzi. Ho finito la batteria, cavolo, ragazzi. Neutralizza, è là dentro proprio. Bel casino, ragazzi. Allora, visto che lui è lì, come cavolo facciamo ad entrare? Elimina Crispin. Ah, lo posso proprio eliminare completamente. Perché se qui c'è questa guardia e l'ammazzo, poi ci sono questi due. E poi c'è quello che però vede che ho ammazzato quello. Fatemi vedere se c'è un'uscita anche qua dietro. Eh sì, ci sono due porte qua. Proviamo, ragazzi, dai. Faccio così, in nonchalance, veramente così tranquillo. Ta ta ta. Indietro, è una zona vietata. Ah sì, mi scusi. Bam! Bam! Merda. Sta scappando. Crispin. Allora Crispin prendiamo è in questa questi gialla. oggetti. Via. Anche se volevo quella blu. No, da dove esco io? No, mi sono incastrato. Via, all'inseguimento, ragazzi. Via. Abbiamo. Via, bam. Ah, non era lui. Pensavo. Scusami. Non si mette bene qui. Via, Chiamami via, via, via. Ho altra sbagliato gente. anche macchina. D'accordo. No, via tutte Adesso queste butto la macchine in stronza fuori mezzo alle strada. scatole. No, neutralizza, ho sbagliato, raga. No, qui esplodo anch'io. Ora lo butto fuori strada. No. Neutralizziamo. No, mi sono auto-ucciso io. Eccolo lì. Addosso all'auto, forza! Ma quanti ce ne sono? Via, 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 via. Dai, che lo dobbiamo ammazzare. Adesso lo prendo dentro, l'auto è distrutta purtroppo. Addosso! Damn! Adesso faccio anche retromarcia. No, 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 no.
Hacker al telefono di Crispin. Come cavolo faccio? Ho tutti questi addosso. Fatemi vedere se riesco così. No, non me lo hackera dalla macchina. Ma che cavolo succede? E allora adesso li ammazzi tutti, raga. Facciamolo uscire. Inseguitelo, non perdetelo di vista. Via, 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 via. E adesso abbiamo noi il vantaggio. Vai, venite su, avanti. Hai rotto il cazzo alla gente sbagliata. Avanti, venite su. Autodistrutti. Si sono auto uccisi tutti. Rendetevi conto che intelligenti che sono questi. Vai, vai, ricarica. Perfetto, minaccia eliminata. Mettiamo via il fucile prima che arrivino gli sbirri. Scappiamo prima che esploda qualcosa. Oh, perfetto, hackeriamo. A differenza dei miei soci andrò dritto al sodo. Lei è stato assegnato a me, quindi conosco tutti i suoi hobby. Vuole vedere le ragazze, è questo che fa quando è all'estero. Ma finché è a Chicago non farà correre rischi al signor Quinn. Le abbiamo organizzato un regalo all'Infinite 92. Chieda del Poppy Special, è lì che troverà l'invito per l'asta. Quindi dobbiamo andare al Poppy Special, ragazzi. Sembra che Crispin stesse andando a prendere un certo Poppy Special in un club chiamato Infinite 92. Infinite 92. Non è registrato. Vedo che è menzionato in alcune discussioni. Ah, è un club per gentiluomini feticisti. Clandestino, ovviamente. Quindi il Poppy Special è una donna. Combacia con il profilo di Crispin. Dubito che Poppy sarebbe sopravvissuta all'incontro. Ma che tipo di asta è? Credo che la risposta la conosciamo entrambi. Ora vado al club. L'invito di Crispin è lì. Eccolo. Andiamo subito, vai, alla lounge privata Infinitive 92, ragazzi. A quanti chilometri? Un chilometro, 900 metri, perfetto. Fortuna che ho rubato anche una macchina abbastanza veloce. E macchine veloci ce n'è veramente tanti, tante, ragazzi, qua in questo gioco. Veramente stupende, anche con alettoni stratosferici. E con calma vi farò vedere tutto quanto. Abbiate pazienza perché questo gioco è enorme, veramente lunghissimo. Ci sono tantissime cose da farvi vedere. Allora, eccoci qui che siamo arrivati. 200 metri. L'unica cosa che ho riscontrato, i clacson di qualsiasi cosa sono tutti uguali. A parte forse quello dei pompieri o di qualche camion, ma le macchine sono tutte uguali. Allora, qui posso entrare? Entriamo, che non vorrei far fallire subito la missione. Eccomi qui, tutto in gingheri per il gran ballo. Rimani lucido e parla il meno possibile. Se Crispin è pazzo come dicono, attirerò l'attenzione di tutti. Trova l'invito per l'asta e vattene. Perfetto, allora andiamo dentro questi scantinati allucinanti, veramente. Il con gli occhi special. Rossi. Bene, signor Crispin. Un piatto preparato appositamente per lei. Custodiamo noi le armi. È chiaro, noi abbiamo solo una pistola, ma in verità abbiamo un arsenale dietro, dentro con la... quel vestito. Signor Crispin, per di qua, prego. E le guardie assegnate a lei, signore? Erano lente. Dai, Ciccio, fammi passare. Bravo, hai capito tutto già. Il pelato che non manca mai. Dici che è lui? Sì. Quanta vita che c'è qua dentro? Che pervertito. Gira voce che se anche cannibale. Con quella reputazione. Il signor Quinn vuole assicurarsi che lei sia a suo agio, per questo le invia un dono speciale. Spera che lo troverà di suo gusto. Grazie, Ciccio. Tu sei il mio dono speciale, vero? Come ti chiami? Poppy?
Ecco il nuovo personaggio, ragazzi, della saga. Anzi, della storia. Le donne. No, no, non è... È tutto ok. Ho finito. Oh, è impazzita! Signor Crispin, è tutto a posto? Interrompimi ancora, e sei il prossimo! Non voglio farti del male. Vieni, vieni con me. Posso aiutarti? No! Mi troveranno. Dicevano che eri un mostro. Non sei Crispin, vero? Mi chiamo Pierce. Beh, i personaggi sono fatti benissimo. È una cosa pazzesca. Segui il proprietario e lascia l'Infinitive 92. Allora, andiamo via alla svelta prima che qualcuno tanto ti hackero, perché sarai pieno di soldi. Ah, 5.560. È colpa sua se siamo in questo posto. Ma lasciamo via tranquilli, tranquilli, senza correre questo posto prima che qualcuno dia l'allarme. Pieno di manichini, che cosa inquietante. La pistola. Veloce, muoviti. Speriamo di rivederla presto. Contaci. Raggiungiamo l'uscita. Bella la macchina. Fammi un favore. Devo portare Poppy fuori da qui. Chiama l'Infinite 92, di che sei l'assistente di Crispin. E digli che insisto perché mi consegnino Poppy all'asta. Sì, ok. Ci sarà. Ci penso io. Forse Crispin doveva morire, così possiamo salvare la ragazza. Ha senso, no? Non so se le cose siano davvero collegate, ma dobbiamo portarla via. Atto 2, un oscuro scrutatore. Missione completata, ragazzi, dentro quest'auto così fantastica. Vediamo chi ci chiama. Se qualcuno ci chiama. C'è un rumore anche fantastico, sentite. Ops, zona pedonale, vabbè. Oh. Ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Vi lascio con questa immagine di questa macchina fantastica. Se guardate, le macchine più belle sono sempre viola. No, non voglio sentire la radio. Ah sì, è vero. Che qua ci sono anche i megafoni giganteschi. Allora, andiamo via dal megafono, sennò penso che non mi sentirete parlare. Via, scusami. E qua ci sono i megafoni wifi in giro per la città che parlano. Sembra di vedere quei film strani futuristici. Comunque, ragazzi, senza che mi dilungo troppo, io per questo video vi lascio con questa macchina fantastica, ribadisco. Quindi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, condividete il video, passate nella pagina Facebook. Qua da Beastard e da Aiden Pierce è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.